15 milioni di euro per sostenere la ripartenza delle micro, piccole e medie imprese del sistema turistico campano. Il contributo a fondo perduto nella misura del 60% dell'investimento proposto è stato rilanciato nei giorni scorsi dall'assessore regionale al turismo, Felice Casucci, che punta al cuore della ripartenza attraverso l'obiettivo immediato della destagionalizzazione, ma anche sul miglioramento dei servizi, della digitalizzazione e della promozione integrata dei territori. La destagionalizzazione, sia con le misure che stanno organizzando i privati, vedi Camere di Commercio, in particolar modo la Camera di Commercio di Napoli, sia il pubblico con la nostra misura della settimana scorsa relativa al sostegno alle imprese della filiera turistica, quindi diciamo tutto il settore ricettivo, alberghiero, extraalberghiero e tutta quanta l'area tour operator, agenzie di viaggio, li stiamo sostenendo per poter arrivare ad una logica di attrattività che è una logica di attrattività sostenibile dal punto di vista economico. La chiave di lettura del piano di rilancio del turismo avviato dall'amministrazione regionale sta tutta nel sistema di governance adottato e nel partenariato con le rappresentanze imprenditoriali e con le amministrazioni locali. Stiamo ragionando su molti tavoli, stiamo spendendo molto spendendo in termini di energie, di concettualità, di dialogo e di confronto sui territori con gli enti locali. Negli enti locali ci sta moltissima volontà, moltissimo fermento. Crediamo molto nel nostro piano, questo è detto, nella governance, quindi nei sistemi di governance, in particolar modo in quel sistema di governance che è quello del partenariato pubblico-privato, che deve essere molto più strutturato. Dobbiamo muoverci nella direzione dei poli turistici locali, attuare la legge 18/2014, far lavorare con grande energia e anche con grande efficacia l'Agenzia Campania Turismo, che è il nostro soggetto attuatore, ragionare con gli altri soggetti in house della Regione Campania, penso a Scabec per i beni culturali, che è un partner molto importante non solo dell'assessorato al turismo, ragionare con tutti coloro i quali sono in grado di darci le informazioni, di darci le opportunità di far risultato, di vincere questa partita che non la possiamo assolutamente perdere. I primi segnali che ci arrivano dai territori, come dicevo prima, sono dei segnali effettivamente incoraggianti.